Ciao, sono Francesco Gallori e questo video è a risposta di un video realizzato 2 anni fa a Tenerife, l'isola dell'eterna primavera. Adesso mi vado a cambiare, prendo la mia bicicletta e vi porterò dai ragazzi dello squalo di 2 anni fa con Tenerife, l'isola dell'eterna primavera. L'isola dell'eterna primavera dopo due. Due anni. Parleremo di questo. Ci vogliamo accomodare? Prego, prima tu. Ok, grazie. Eccoli. Bene, una birretta. Si può avere una birretta per i calori? Grazie. Perfetto. La parola magica. Che cos'è Tenerife per te 2 anni dopo? Adesso è casa. Adesso è casa, ma è casa anche per te, credo. Oh, eccolo, grande. Ecco, la nostra comunità è cresciuta moltissimo in base a questa informazione che noi stiamo dando, un po' gagliardica naturalmente, però con tanto lavoro dietro, perché io credo che in questi 2 anni abbiamo lavorato tanto. Molto. Benissimo. Molto. Siamo riusciti a fare queste belle feste in barca. E tu hai trovato un format fantastico che è piaciuto. Tanti anni che non si vedeva qui sull'isola. Di conseguenza la mia domanda, che cos'è Tenerife per te ora, adesso, oggi? Che tipo di valore diamo? Dato che abbiamo avuto una grossa affluenza di italiani, un po' eccessiva, perché i momenti sono un po' particolari per tutti. Sì, ma lo hai visto, Tenerife fa selezione naturale. Naturale, sì. Quanti anni so che adesso state qua? Sono 3 anni, qualcosa in più, da luglio 2009 appunto. Fantastico. E è un anno fra qualche giorno che siamo qui nel nuovo locale. Benissimo, perché sono cambiate anche, ci sono stati nuovi entri. Sì, abbiamo un terzo socio. Fantastico. Che verrà, oggi non c'è qui. Quello che vorrei, qualche progetto per il futuro. Allora, noi siamo qui con le stesse idee che avevamo 2 anni fa, con la stessa motivazione. È stimolante, perché in 2 anni appunto siamo riusciti un po' a ingrandirci un pochino. Il lavoro è duro tutti i giorni, nel frattempo però Tenerife compensa, perché il clima e tutto quello che già conosciamo rendono il lavoro più semplice, divertente. Cerchiamo di, sì, quando possiamo essere utili, come lo sono stati con noi, sono stati accoglienti 3 anni fa, e noi restituiamo quando è possibile. Perché? Ce lo chiedono tutti i giorni, com'è, perché come funziona. Esatto. E soprattutto dopo il successo dell'ultimo documentario e il lavoro che si fa in social network. Tantissimo, però anche a te ti arrivano tantissime chiamate attraverso quel video che noi abbiamo realizzato 2 anni fa, e delle volte ci crea difficoltà rispondere con poche parole. Ci hanno dato una grossa responsabilità. Ecco. Che sembra facile, però non lo è. Noi consigliamo di venire in vacanza, però se uno decide di cambiare la sua vita c'è anche un'opportunità. Se ci siamo riusciti noi, potete riuscirci anche voi, naturalmente. Bene, grazie, ci vediamo tra un pochino. Un piacere. Ok, buonasera. Siamo in compagnia del nostro amico e anche a lui voglio fare questa domanda. Prego. Che cos'è Tenerife per te adesso? Adesso casa mia. Anche casa in che significa? Nel senso che vivo qui, lavoro qui, ho gli interessi qui e in questo momento è casa mia.
una valutazione dei due anni ha migliorato tantissimo. È migliorata, sì, la nostra vita, quella del bar in assoluto, e abbiamo fatto tanta strada. Sì, bene, siamo più grandi, siamo di più. Bello. E per il momento tutto ok. Perfetto. È ancora lunga, siamo ancora poco più della metà strada, secondo me. Abbiamo migliorato anche il look, gli taglio i capelli ogni 20 giorni perché gli faccio un taglio fantastico, perché da quando gli faccio questo taglietto ha un successo con le donne enorme, meraviglioso. La sua timidezza è scomparsa. Grazie, grazie, grazie. Bene, Samantha, mi fa piacere che stai qui con me, anche a te come ad altri amici, questa parola, ciao ragazzi, ciao. Questa parola chiave, che cos'è Tenerife per te? In Italia, come tanti di noi fanno, lavorano, si alzano alle 6 del mattino, vanno a dormire alle 8 di sera, non vedono mai i propri figli, perché io ho una bimba di 9 anni, non la vedevo mai. Neanche con mio marito non ci si vedeva mai, si stava proprio perdendo qual era il vero senso della famiglia, delle cose, della realtà. Era solo diventato un correre. Sì. Lavoro a casa, qui lavoro abbiamo casa. Anche dei ritmi. Invece, molto più lenti. Qui esatto. È bellissimo. Sì, rallentamento. Con quella foga dall'Italia arrivano, esatto, con una carica mostruosa, stressatissimi, presi malissimo, sì, corrono come i matti e qui iniziano a scontrarsi con Tenerife. Sì, sì. Un piccolo blog che è stato costruito apposta in base anche all'esperienza che abbiamo avuto noi come famiglia nel nostro trasferimento per affrontare le varie difficoltà che abbiamo incontrato. Essendo arrivati qua da soli, senza conoscere nessuno o che cosa fare o come fare, e allora ci siamo messi dietro e abbiamo detto ok, facciamolo, scriviamo cosa bisogna fare per arrivare a Tenerife, a trasferirsi a Tenerife. Samantha è molto umile, però il suo blog è un blog molto bello e molto funzionale. E tu ti sei anche specializzata su una tipologia di persone. Sì, per soprattutto le famiglie, perché il ragazzo viene qua, è più intraprendente, uno zaino in spalla, vanno in una pensione, ok, e partono. Le famiglie con i bambini inizia a diventare complicata, dove andiamo, cosa facciamo, le scuole, la sanità, e tutte queste problematiche che non è facile affrontare se si è da soli. Anche perché queste persone che vengono qui a farsi i capelli e sì, mi parlano anche molto bene del tuo lavoro, anche se non si vede, ma è un lavoro duro, perché credo, sì, che devi stare disponibile quasi 24 ore quasi al giorno. Diventa un lavoro, se vogliamo proprio dirla così, sì.
Ho visto... fino alle 3 del mattino, io prima di andare a dormire, sempre dopo il lavoro, io mi metto dietro col forum, col mio piccolo blog, e scrivo e rispondo a tutto quello che mi chiedono. Tenerife non ti fa diventare ricco in denaro, in soldi. Tenerife ti fa diventare ricco interiormente e con i valori della famiglia e di, insomma, della vita normale. L'importante è, come diceva anche Francesco, che quando si arriva qua, che non si pensi di trovare l'oro, perché l'oro non si trova, devi avere le qualità, devi sapere le lingue, perché arriviamo in un posto straniero e la prima cosa che bisognerebbe fare, esatto, è iscriversi a un bel corso di spagnolo e perlomeno imparare lo spagnolo. Perché poi qui a Tenerife le persone che ci sono da un po' più di anni hanno cominciato a comunicare con l'Italia, perché le persone ci scrivono, ci chiamano e ognuno ha una caratteristica. La caratteristica della parola chiave di questa intervista, che cos'è Tenerife per te, sfocia questo reality dove semiserio comico stiamo comunicando come io e la mia famiglia vede questo viaggio che abbiamo fatto da 2 anni a questa parte. Nel particolare vi consiglio il blog di Samantha, prontotenerife.com, che è pieno zeppo di informazioni utili per le famiglie, per la scuola, per i pensionati e tutte quelle notizie che delle volte è un po' difficile reperire.